tolto il campo di calcio per costruire una diga. Una diga poi che non si è mai fatta. Ma loro non hanno assolutamente perso la voglia di giocare a calcio. Vediamo il servizio di Luca Cardinalini. La diga sull'Esaro doveva servire come bacino idrico e produzione di energia elettrica. I lavori sono iniziati nel 79, per capirci nei giorni in cui si rovesciava lo scià, e non sono mai finiti. Più che una diga, una fornace di denaro pubblico che ha ingrassato malavita e malapolitica, con centinaia di milioni bruciati in appalti, mazzette, arresti, fallimenti e ruberie varie. Sant'Agata d'Esaro, uno dei comuni che avrebbe dovuto avvantaggiarsi della grande opera, ci ha rimesso da subito il campo sportivo requisito in uno dei 1000 progetti d'area. Così, per giocare, va sempre in trasferta nei comuni vicini. Su quel che resta della diga ci si allenano. Qualcosa è servita la diga? Per farci allenare a noi, perché c'è un chilometro in pianura e dal momento che di spazi rettilinei ne abbiamo ben poco, purtroppo facciamo 2-3 chilometri, e a settembre facciamo la preparazione là, quando il mister decide che c'è bisogno di fare i 100 metri, 150 metri, 200 metri, ce ne andiamo là. In 2 anni 2 promozioni, quest'anno seconda categoria vinta con una giornata di anticipo. Il mister scioglie il voto andando a piedi allo stadio. Ho fatto 15 chilometri a piedi perché avevo promesso che se avessi vinto il campionato quest'anno, per le difficoltà logistiche che abbiamo avuto, avrei fatto questo percorso, l'ultima trasferta a piedi. Diciamo un voto? Sì, un voto, sì, un voto. E quindi sono partito da Sant'Agata alle 11:30 per arrivare qua alle 2:30. A Malvito, dove il campo e il Camposanto distano appena pochi centimetri, arriva il Bovicino, ancora con speranze di playoff. Ma il Sant'Agata si capisce subito che non regalerà nulla. Guardinga punge in contropiede e dà una punizione calciata all'incirca da Cosenza, la difesa del Bovicino sistemata a presepe, ne approfitta D'Amico, che uccella Lancellotta con un pallonetto. Il capitano Magurno, detto il Robben di Bovicino, se la prende così male che, come nei tornei di biliardino, tira in porta appena mossa la palla dal dischetto. In campo grande tecnica e grande fair play. Alla prima occasione utile il Bovicino pareggia con Delio sul calcio d'angolo. Il tempo di Terranova di mangiarsi un gol grande come una casa, ed ecco il raddoppio ancora di D'Amico. Azione fotocopia, lancio lungo, difesa inchiodata a terra, portiere a farfalle, palombella vincente. Il secondo tempo è la sagra dei gol e delle occasioni, sembra più palla a mano che calcio. Comunque Bovicino che raggiunge il pareggio con il mister X. Un eurogol di Perri al volo riporta in vantaggio il Sant'Agata. Il Robben di Bovicino sfiora più volte il gol. Ma oggi non è giornata, non riescono nemmeno schemi studiati a tavolino come questo calcio d'angolo battuto da Di Giorno. Lo stesso Di Giorno pensa poi bene di dribblare un avversario al limite dell'area. Nocito ne approfitta e fa il 4-2. La cinquina, la sigla ancora Perri. A tempo ormai scaduto, Magurno riesce finalmente a segnare e a riaprire i giochi. A chiuderli ci pensa Giuseppe Reudo, con la difesa ancora imbambolata. Un attimo prima del fischio finale, la Valle fissa il risultato sul 6-4 finale. Fine primo set. Qualche istante andremo a vedere le immagini del posticipo così atteso per il terzo posto fra il Milan e il Catania, però c'è anche questo calcio che a noi della Domenica Sportiva è entusiasmo, al quale cerchiamo sempre di dare il giusto spazio. Anch'io ho il mio campo di calcio e calcetto con i miei mattini, i quali l'anno scorso hanno fatto un piccolo campionato del CSI, sono arrivati penultimi, sono riusciti a pareggiare una volta. Beh, ma una volta allora mandiamo le telecamere anche del nostro, sì, storia più, dell'altro calcio. Più, anche... più o meno sono come l'Inter. Ecco, più o meno come l'interista ferito viene fuori. Allora, io voglio salutare il direttore generale del RCS Sport, patron del giro, il dottor Michele Acquarone, il nostro Pancani, che insomma seguiremo in tutte le dirette dedicate a...